Buongiorno a tutti. Oggi è mercoledì 29 luglio e parliamo di analisi ciclica voluta su DAX e FTSE MIB. Ieri abbiamo avuto una meravigliosa finta e abbiamo visto quanto un mercato che si avvicina ad avere meno volumi progressivamente perché ci si avvicina al periodo estivo possa fare. Ovvero, abbiamo avuto una bella violazione di ben due swing, non uno, due swing a rialzo. Successivamente abbiamo avuto un ripiegamento e siamo andati a chiudere a 7-3 il nostro T settimanale e l'abbiamo chiuso con molta più forza rispetto a quel tick di differenza che vi facevo notare ieri, che non mi convinceva tanto. Vi ricordate 812 contro 811 e abbiamo tutte le condizioni più che quelle successive. Che quelle sufficienti per la chiusura appunto anche del TP1, perché qui ormai abbiamo un T settimanale ribassista. A questo punto però, tempo per continuare a scendere, teoricamente ne hanno ancora. Perché? Perché qui siamo arrivati al settimo T-3 e nessuno dice che ci dice che se non riusciremo a superare determinati swing, questo non diventi l'ottavo T-3, si può arrivare fino a 11. Seconda cosa, perché finché non andremo a esaurire anche il tempo di inverso, non sapremo quanto ancora si può scendere. Faccio notare un'altra cosa, teoricamente questo sesto T-3 inverso dà la condizione sufficiente per la chiusura del T settimanale inverso. E teoricamente persino da qui potrebbe essere partito non un settimo T-3, ma pure qualcosa di più. Persino un secondo T inverso. Per cui, in campana, dato che oltretutto non abbiamo più incinato con le medie mobili a 50 periodi, o iniziamo a stare a salire stabilmente sopra questa media mobile in rosso, oppure continueremo a scendere. Vi faccio vedere dei segnali contrastanti. Allora, per quanto riguarda il TP1, siamo arrivati già a una durata oltre la minima dei 12, siamo a 13, ma si può tranquillamente arrivare a 16, a tutto quello che volete, come vi ho fatto vedere prima. Siamo in divergenza rialzista e abbiamo soprattutto qui un hammer. Questo è un bel martello che dovrebbe portare a salita. Il discorso è che, come vi illustro sempre da anni nell'evoluta, anche due segnali che possono portare al rialzo possono non servire rispetto all'evoluta, perché qui stiamo parlando di analisi tecnica contro analisi ciclica evoluta, tra virgolette, contro. Nel senso che due segnali di rialzo ci piacciono, assolutamente, sono interessanti. Ci dicono tanto, ma la premessa è stata che teoricamente, anzi non solo teoricamente, nella realtà il nostro T e TP1 possono continuare a scendere perché abbiamo delle condizioni più che sufficienti per la loro chiusura, ma il tempo ciclico, che è sempre fondamentale, non è esaurito. Quindi ricordatelo sempre. A me fa piacere farvi notare che ci sono appunto delle possibilità forti di salita per oggi. Una, la divergenza di continuazione rialzista. Due, l'hammer. Tre, il fatto che siamo andati in Golden Cross sul time frame a un giorno, che è importante. Però attenzione anche, ritornando appunto al nostro time frame a 15 minuti, che qui ci siamo schiantati contro la media mobile a 50 periodi e che i futures sono negativi di meno 42 punti per quanto riguarda la Germania e meno 55 per quanto riguarda l'Italia. Questo perché è molto plausibile come cosa. Siamo già arrivati a 21 barre, per cui
si può chiudere tranquillamente anche qui o a 22, ci sta una discesa eventualmente anche fino a sotto ai 12.804, se si volesse andare a chiudere a poche ore e poi far ripartire un secondo T-3. Se avremo appunto una partenza di secondo T-3 che bucherà sia i massimi di ieri che la media mobile, inizierà finalmente a sparare ed andare su verso come target la media mobile a 200 periodi, perfetto, finalmente partirà un nuovo, non soltanto T, ma anche TP1, quindi avremo almeno 3-4 giorni di salita, compreso, anzi, da questo minimo, giorni intesi come giornalieri T-1. Quindi anche soltanto 6 ore di salita. Più 6, più 6, minimo 18 ore da questo minimo. Orientativamente e da minimo minimo. Ricordatevelo sempre, non è tempo normale, è tempo ciclico. Viceversa, spazio e tempo ce n'è per la discesa. E come facciamo a capire quindi come muoverci, Jacopo? Mi faccio la domanda e mi do la risposta. Swing e volumi. Qui, dopo la violazione dei due swing importanti per dire ok, adesso si sale, non abbiamo avuto volumi per salire. Abbiamo continuato ad avere più volumi in discesa. Sono scomparsi, uft, e siamo andati giù. Per cui, uno, vediamo se in giornata andremo sopra il massimo a 12.848, che fa da swing assoluto. Secondo, se anche lo bucassimo e facessimo partire un secondo T-3, o ci saranno i volumi, o faremo retromarcia, esattamente come ieri. Spero di essere chiaro. Altra cosa, per quanto riguarda invece il Fuzzy NIB, stesso identico discorso, divergenza ribassista anche in questo caso che può portare alla chiusura del nuovo T-3 che potrebbe essere l'ottavo, sempre attenzione perché i punti di controllo sono gli stessi. Qui il massimo a 12.000, scusate, 19.932, ma attenzione, se facessimo retromarcia, ovviamente lo swing assoluto inverso a 19.698. Anche in questo caso dovremmo andare a superare un accumulo sottilissimo, che è interessante, che può essere superato, e dovremmo rimanere sopra la media mobile a 50 periodi, oppure faremo ben poca strada al rialzo. E anche in questo caso vi faccio notare che qui abbiamo un hammer con divergenza rialzista e stiamo provando ad andare in Golden Cross, ma non se ne parla neanche perché è troppo distante. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia sarà così perché ho deciso così.